Viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della Terra estinti milioni di anni fa. E voi vi aspettavate di vedere qualcosa inerente all'inizio dell'anno, magari un video dedicato ai bigliettini di auguri, e invece no. Pensare di realizzare a mano bigliettini di auguri con un dinosauro e poi scriverci buon anno è la cosa più assurda e ridicola che si possa immaginare. Iniziamo bene l'anno! Però vi posso assicurare che è piacevole condividere un viaggio indimenticabile nel tempo, nell'era secondaria, da 230 a 65 milioni di anni fa. Alla mostra evento, visibile fino al 15 gennaio 2022 nel padiglione 20 della Fiera del Levante a Bari, oltre ai dinosauri e alle ricostruzioni del loro habitat naturale, sono allestiti pannelli didattici, visori 3D, uno spazio per le foto ricordo, aree didattiche per bambini e uno spazio per acquistare piccoli gadget. All'inizio si assiste allo sviluppo dei rettili e poi a quello dei dinosauri. Tutto avviene tra la fine dell'era primaria e l'inizio dell'era secondaria. Perché cambia il clima? Il clima caldo e umido provocano una vegetazione simile a quelle delle foreste tropicali. Ambiente idoneo all'evoluzione dei rettili. Circa 200 milioni di anni fa i rettili si differenziano in dinosauri, che si distribuiscono sulla terraferma, nei mari e nell'aria. I paleontologi, grazie ai resti fossili ritrovati, hanno identificato più di 1000 specie di dinosauri molto diversificati tra loro. Appassionante è ritrovare questa situazione riprodotta all'interno del padiglione, pensata apposta per far appassionare i bambini. E anche gli adulti! Sì. Ma ciò che lascia a bocca aperta è la ricostruzione dei giganti della Terra che accolgono grandi e piccoli con movimenti e suoni quasi realistici. Hai visto il feroce tiranno Rex? Wow, che spavento! È enorme, è maestoso, mostruoso! Guarda, c'è uno che ti assomiglia, forse è un tuo antenato. Assomiglia più a te! Gli eredi. Se consideriamo gli eredi, la tartaruga e il coccodrillo discendono dai dinosauri. E la gallina? Anche. Il coccodrillo e la tartaruga che discendono dai dinosauri è evidente, la somiglianza è evidente. Sembra assurdo, ma anche la gallina come il pappagallo ha come antenato il cattivissimo T-Rex. Sembra incredibile. Eppure è così. Ovviamente vi siete evoluti, anche se avete conservato, tu e la tua specie, una serie di caratteristiche. Le ossa a cave, le zampe a tre dita, la coda delle uova. Torniamo alla mostra evento. I visitatori potranno dunque provare un'esperienza emozionante apprezzando la maestosità in movimento di questi incredibili animali scomparsi come se fossero conservati e protetti alla pari di quelli del celebre film Jurassic Park. L'estinzione dei dinosauri, la misteriosa scomparsa. La deriva dei continenti provocò grandi mutamenti ambientali. Le eruzioni vulcaniche e i terremoti colpivano la Terra con molta frequenza. Gli storici hanno ipotizzato che questi avvenimenti possano aver determinato appunto l'estinzione dei dinosauri, anche se una causa certa non è ancora stata formulata. I motivi possibili sono tre, vediamoli insieme. Primo, la caduta di un grosso meteorite nell'area del Golfo del Messico determinò le stesse condizioni climatiche delle eruzioni. Secondo, l'allontanamento della Terra dal Sole provocò un generalizzato raffreddamento del clima del pianeta. Terzo punto, le polveri di grandi eruzioni vulcaniche oscurarono il Sole e gli impedirono di scaldare e di illuminare la Terra con i suoi raggi. Queste sono le cause che cambiarono il clima, il quale, diventato più freddo, fece sparire molti vegetali di cui si nutrivano gli erbivori, che iniziarono a diminuire. Di conseguenza, i carnivori, non trovando più prede, si estinsero. L'estinzione dei dinosauri
permise lo sviluppo dei mammiferi e degli uccelli. Adesso capite perché oggi sono in compagnia del mio canarino. Le occasioni per ritrovarti faccia a faccia con un dinosauro sono numerose. Ah, ma che dici? Mi spiego meglio. Oltre ai diversi musei che espongono collezioni di fossili e ricostruzioni varie, bisogna citare due esemplari, Antonio e Ciro. Il primo è il più grande dinosauro italiano completo, Antonio, ritrovato nel sito di Duino Aurisina. L'ho detto bene? Potevi dirlo meglio! Vabbè, la prossima volta dillo tu, in Friuli. Inoltre, l'estate scorsa, in Piazza Unità d'Italia, a Trieste, è stato possibile ammirare le fattezze complete del gigantesco esemplare preistorico Big John, un enorme triceratopo. Il secondo, invece, è un cucciolo appena uscito dal guscio. Che carino! Ti mangia in un boccone. Ritrovato nel parco di... Ecco, ci siamo di nuovo. Pietraroia. Era semplice! Il cui scheletro si è fossilizzato così rapidamente che negli ultimi organi interni sono rimaste tracce del suo ultimo pasto. Secondo gli studiosi, Ciro ebbe giusto il tempo di sgranchirsi le gambe e degustare i primi pasti, rimasti incastrati nel tubo digerente. Queste informazioni le ho prese sui diversi siti e libri che riporterò nella descrizione. Non si finisce mai di imparare. Prima di salutarvi, curiosità! C'è anche da dire che alcuni esseri viventi sono rimasti tali e quali e come erano milioni di anni fa. Davvero? Sì, per esempio il Tuatara, un rettile che non ha subito mutamenti nel corso del tempo. Che coerenza! Ciao da tutti noi, alla prossima e... Viva la vita!